credi che a Dio nulla è impossibile. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buongiorno carissimi amici, buona domenica. Accogliamo con grande gioia il Vangelo secondo Marco, capitolo 6, dall'1 al 6. In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise ad insegnare nella sinagoga e molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi, come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Joses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi?» Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Amen. Carissimi amici, in questa domenica ritorniamo all'anno B, siamo nel Vangelo secondo Marco, capitolo 6. Gesù da Cafarnao si sposta nella sua patria, a Nazaret. E avviene che nella sinagoga insegna e tutti sono stupiti di ciò che dice, anzi scandalizzati, precisamente, dice il testo. Perché dicono: «Ma noi lo conosciamo. Sappiamo chi è questo Yeshua di Nazaret, conosciamo i parenti, sappiamo che era falegname e adesso parla in questo modo. Sicuramente non c'è qualcosa di più, di divino, non è possibile, noi sappiamo tutto di lui». E si scandalizzavano di lui. Versetto 3. Gesù, di fronte a questo scandalo, in greco scandalo significa intralcio, ostacolo, significa qualcosa che ci fa inciampare. Quindi scandalizzarsi in realtà etimologicamente significa inciampare a causa di un fatto. Quindi queste persone di Nazaret in realtà sono inciampate non a causa di Gesù, ma a causa della loro incredulità, perché loro non hanno creduto che Gesù è il Signore. Infatti, versetto 6, Gesù si meravigliava della loro incredulità, in greco apistia, cioè mancanza di fede, ciò che noi abbiamo quotidianamente di fronte alle parole di Gesù, alle promesse di Gesù. Noi molto spesso diciamo: «Tu sei Dio, ma non credo che puoi intervenire. Tu sei Dio, ma non mi ascolti. Tu sei Dio, ma non mi hai ascoltato in quella preghiera». Carissimi amici, oggi siamo di fronte a Gesù. E possiamo credere oppure no. Noi siamo come Nazaret, ogni giorno. Possiamo decidere se la parola che ascoltiamo, che ci viene data, che proclamiamo, che preghiamo, si fa realtà oppure no. Possiamo decidere se crederci oppure no. Se credere che Gesù è davvero il Signore e interviene nella nostra vita oppure no. E quando diciamo che è il Signore, diciamo che è Dio. E molto spesso noi giudichiamo Dio perché abbiamo pregato molto, fatto tante richieste e poi diciamo: «Non ci ha ascoltato». Gesù ce l'ha insegnato. Quando pregate dite: «Padre nostro, sia fatta la tua volontà». Ma quando avviene la volontà di Dio e non corrisponde alle nostre preghiere, diciamo: «Dio non mi ama, Dio non mi ascolta», e ci rattristiamo. In realtà il cuore del discepolo, perché ogni cristiano è discepolo di Gesù, è un cuore aperto, è un cuore pieno di fiducia, che vuole lasciarsi sorprendere da Lui. Vi invito a pregare con me. Signore Gesù, oggi voglio aprire i miei occhi, accoglierti nel mio cuore, nella mia vita, nella mia famiglia e proclamare che tu sei il Signore, proclamare che sei la mia salvezza.
Gesù, io ti accolgo. Gesù, io voglio che tu possa regnare in me. Non voglio essere cieco, miope come gli abitanti di Nazareth, ma accogliere il tuo regno nella mia vita, affinché tu possa compiere e operare prodigi, perché solo poche persone hanno creduto in te, hai imposto le mani e sono stati guariti. Io voglio essere oggi tra quelli, coloro che hanno fiducia, credono che a te niente è impossibile. E a te l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, allora riceviamo lo slogan di oggi. Credi che a Dio nulla è impossibile. Crediamolo, viviamolo e permettiamo alla sua parola di agire in noi. In questo tempo meraviglioso che è l'estate, vi invitiamo, avremo 3 venerdì tra luglio e agosto, dove insieme a voi faremo delle serate online, serate bibliche in vacanza con la Bibbia, un tema molto forte che ci aiuterà a riflettere alla luce della parola di Dio per iniziare un nuovo anno pastorale nella sua gioia. Iscrivetevi sul nostro sito web. Grazie per avermi accolto. Buona giornata, a domani. Ciao.